pesci grossi, così voi della polizia avete definito i sei arrestati dopo un'indagine lunga 3 anni. L'operazione Gran Turismo, fiumi di coca e eroina dalla Lombardia alla Sardegna e a Cagliari, tra l'altro poi con radici anche tra Calabria e Albania. Dirigente Marco Basile. Sì, è un'indagine che ha dimostrato questo traffico di sostanze stupefacenti che partivano dalla Lombardia grazie, diciamo, a pregiudicati calabresi, origine calabrese, residenti in Lombardia, e arrivava, questa sostanza stupefacente arrivava fino in Sardegna e fino al capoluogo isolano, grazie chiaramente all'attività illecita svolta dai fratelli Arzu, Luca e Pino, qualità di promotori, organizzatori e finanziatori del gruppo criminale, e grazie al contributo del Coiana Massimiliano, che aveva l'incarico di far arrivare lo stupefacente presso il capoluogo isolano nei quartieri cagliaritani. Ecco, quartieri cagliaritani dunque al centro dello spaccio di droga, soprattutto quali? Ma sono diversi quartieri, noi abbiamo eseguito diversi arresti di piccoli spacciatori, diciamo così, da strada, spaccio cosiddetto da strada. Questa indagine invece ha dimostrato come arrivava la droga, diciamo così, all'interno del capoluogo isolano, quindi parliamo dei quartieri, diciamo così, classici di San Michele, ma anche della zona del centro storico, della Marina, insomma. È uno stupefacente che faceva, diciamo così, era ben distribuito nel mercato illecito della droga. Mercato illecito della droga, un'ultimissima battuta, dirigente Basile, c'è il rischio, c'è l'ombra dell'andrangheta in Sardegna? No, assolutamente no. Al momento non abbiamo indagini che hanno disvelato, diciamo così, questo legame, e questa indagine comunque non consente in questo momento, diciamo così, di certificare, diciamo così, con precisione questo legame.